Oggi non voglio parlare di questa assurda guerra in Ucraina. La mia attenzione oggi è volta ad un evento minore, e cioè alla dichiarazione dell'Associazione Nazionale Magistrati di essere contraria alla riforma Cartabia. Ora vi faccio sentire un pezzo relativo a questi signori magistrati che quando sbagliano non pagano mai. Passiamo all'interrogazione 3.23.13 di Grimoldi e Pugliese concernenti orientamenti circa l'adozione di iniziative ispettive in ordine alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio dell'esponente della Democrazia Cristiana Pompeo Panaro, avvenuto a Paola nel 1982. La sottosegretaria per la giustizia Anna Macina ha facoltà di risponderle. Grazie Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante, dopo aver premesso che nella puntata delle Iene del 23 marzo è stata ricostruita la vicenda di Pompeo Panaro, consigliere della Democrazia Cristiana, ucciso nel 1982 a Paola, Cosenza, dall''Ndrangheta, nel 2013 la magistratura ha rinviato a giudizio uno dei suoi presunti assassini, il collaboratore di giustizia Giuliano Serpa, poi assolto perché il reato era ormai prescritto, ma per gli altri, si legge nella richiesta del pubblico ministero, si procede separatamente in quanto deceduti. 1982. Nella puntata in cui presenzia il figlio del Panaro emerge invece che dei 9 presunti responsabili della morte di Panaro solo 3 sono morti. Gli altri 6 invece sono vivi, alcuni liberi e altri detenuti. Il figlio Paolo Panaro ha raccontato i misteri e i depistaggi che a suo dire hanno costellato la vicenda del padre. Il figlio ha presentato un esposto alla procura distrettuale antimafia di Catanzaro che nel 2013 ha aperto le indagini. Si scopre così che in realtà erano 2 i pentiti che avevano parlato dell'omicidio di suo padre. Il primo è stato Fedele Soria del clan Serpa, che poi ha ritrattato dopo aver indicato il luogo del delitto e i nomi degli esecutori, tutti ndranghetisti. A 10 anni dal primo pentito, un altro collaboratore è stato interrogato sullo stesso omicidio e ha confessato di essere uno dei responsabili. Si tratta dell'ex boss Giuliano Serpa, che ha indicato gli stessi nomi fatti dall'ex collaboratore Soria Fedele. Chiede alla Ministra della Giustizia se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritenga di valutare se sussistano i presupposti per promuovere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari di cui in premessa. A riguardo deve essere posto in risalto che la lettura completa degli atti inerenti all'indagine sull'omicidio del Panaro Pompeo restituisce le seguenti circostanze. In primo luogo, il provvedimento di archiviazione menzionato nel corso della trasmissione Le Iene del 23 marzo 2021 non fa riferimento soltanto ed esclusivamente alla circostanza per cui la conclusione anticipata della vicenda giudiziaria era dovuta alla morte dei presunti colpevoli, ad eccezione del collaboratore di giustizia Serpa Giuliano. Infatti risulta come dal procedimento principale a carico anche del collaboratore di giustizia Serpa Giuliano siano state stralciate le posizioni dei soggetti nel frattempo defunti e degli altri correi per i quali non erano stati acquisiti riscontri esterni individualizzanti rispetto alla chiamata in correità promanante dal Serpa Giuliano. A fronte di tale richiesta, giova evidenziare, il GIP provvedeva in modo conforme, avendo condiviso appieno le argomentazioni della parte pubblica. Non ci si trova quindi al cospetto di un provvedimento che riteneva defunti anche i vivi, ma a 2 distinte valutazioni processuali, l'una relativa al decesso di taluni indagati, l'altra riferita alla corretta applicazione dei canoni processuali che presiedono al controllo sulla fondatezza della notizia di reato, rimesso inizialmente al pubblico ministero e quindi al GIP. Di talché anche le allusioni relative alla colpevole svalutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Serpa Giuliano e dal Soria Fedele vanno lette alla luce della realtà processuale restituita dalla lettura precisa e attenta degli atti. Infatti, mentre Serpa Giuliano ha fornito una narrazione che, pur se intrinsecamente attendibile, non è stata reputata assistita dai necessari riscontri esterni individualizzanti a carico delle posizioni dei soggetti chiamati in corretà, il Soria Fedele ha dapprima reso delle dichiarazioni accusatorie e poi ha dirottato totalmente il proprio comportamento processuale, smentendo financo di aver reso le deposizioni raccolte precedentemente a verbale.
Appare evidente solo in Italia succede. Il atteggiamento processuale abbia minato profondamente la credibilità soggettiva del Soria Fedele. In ultimo, va evidenziato che il contenuto della denuncia mediatica del figlio Panaro Pompeo, a prescindere da ogni pur doveroso sentimento di solidarietà umana verso costui, privato in maniera violenta dell'affetto paterno, non potrebbe di per sé solo assurgere a strumento idoneo a scalfire il giudicato ormai formatosi in relazione alla posizione del Soria Fedele e a consentire la riapertura delle indagini a carico delle posizioni dei soggetti con riferimento ai quali vi è stato il provvedimento di archiviazione per la rilevata insussistenza di elementi esterni di conferma della corrispondenza al vero del racconto sviluppato dal collaboratore di giustizia Serpa Giuliano. Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio emerge come non sussista allo Stato spazio per iniziative e o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati che si sono occupati dell'omicidio del Pompeo Panaro in relazione ai rilievi mossi dell'atto di sindacato ispettivo in esame, non ravvisandosi anomalie nel loro operato comunque idonee a giustificare la promozione di iniziative ispettive da parte della Ministra della Giustizia. Grazie signora Sottosegretaria. Il deputato Forgiere ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto o meno della sua risposta. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Rimango parzialmente soddisfatto in relazione alla risposta. Se non altro è un passo in avanti, ma tutto quello che riguarda questa vicenda, per come si è evoluta, anche per la necessità di presentare un'interrogazione al fine di poter far riemergere il caso per dargli spazio, comunque rimane una lesione nella democrazia. Questo caso è un caso che possiamo comprendere, no? Quando ci sono degli omicidi efferati come questi si può comprendere che ci sia un tempo lungo prima di arrivare ad una verità. Purtuttavia il tempo lungo, la strada per arrivare fino alla giustizia, fino alla verità, comunque rimane un peso forte che rimane sulle spalle, come un fardello delle famiglie che comunque hanno visto il proprio familiare morire per mano della mafia, un omicidio efferato che ha insanguinato un'intera comunità. Quello che però doveva essere chiaro, e quest'oggi in parte è stato chiarito, è che non si può accettare che ci siano delle anomalie sui corsi giudiziari relativamente a delitti afferrati come questi. Oggi la Procura di Paola, che all'epoca era sede competente dal punto di vista giurisdizionale, è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la lotta dura, direi durissima, alla criminalità organizzata, a qualsiasi tipo di malaffare. La stagione inaugurata dal procuratore Bruni con i suoi sostituti, con i suoi collaboratori, rappresenta un vero e proprio baluardo della lotta alla criminalità, anche nell'azione di bonifica di quelli che sono i ganghi amministrativi territoriali, non solo dell'Alto Tirreno Cosentino. Ma noi oggi facciamo luce, proviamo a fare luce su quei fatti, su quella storia, su quegli anni bui nei quali uomini impegnati come Panaro, in modo democratico, in modo semplice, in modo politico, questi uomini dovevano dividersi ed erano stretti in una morsa tra una società civile che in parte comunque dobbiamo riconoscerlo, i fatti lo dicono, era permeata da zone grigie e da cointeressenze pericolosissime, e dall'altra parte però c'era l'assenza dell'agibilità democratica che doveva essere garantita pienamente da alcuni organi preposti a tutelare soprattutto i cittadini. Oggi il caso Panaro, per i decenni che ci sono voluti per arrivare comunque ad un chiarimento, dimostra che forse un determinato passato poi non è e può purtroppo essere ancora realtà. Ogni delitto impunito, signor Presidente, ogni delitto impunito di questa caratura, o comunque che abbia delle piccole macchie che debbano essere sempre, diciamo, chiarite, rimane una ferita lacera che sanguina all'interno delle società come quella di Paola, della provincia di Cosenza, che rimangono ancora aperte. Una ragione in più per ascoltare quello che lei ci ha detto, però per chiedere eventualmente un'ulteriore fase ispettiva relativamente a quello che dal punto di vista giudiziario, e poi arriviamo alla dichiarazione delle 9 persone che sono state certificate dalla giustizia comunque morte, che non riguarda comunque l'assoluzione e il percorso giudiziario, però
la giustizia ha dichiarato 9 persone decedute e solo grazie alla trasmissione delle Iene veniamo a conoscere che su 9 soltanto 3 erano morte e 6 sono vive e vegete e alcune di loro ancora lavorano. Avete capito? Ci vogliono le Iene per scoprire che di 9 persone 3 erano morte, ma per i magistrati erano tutte morte. Ti saluto, popolo!